Allora, questa è una giostra straordinaria, particolarmente attesa nel cuore di tanti aretini, perché tornerà quello che tuo figlio ha ricordato, tu sei ancora il primo Araldo, l'ha detto lui in un'intervista, no? Ma sai, ha fatto la nomina così, perché come sempre, perché in caso di necessità, quindi siamo tutti e due, insomma. Quali sensazioni per questo ritorno sulla Lizza? È la giostra che si può definire dell'addio? Sarà davvero l'ultima o no? Ma lasciamo alla provvidenza quello che... Però è molto impegnativa questa volta, perché sai, un po' per la mia situazione che non sto a raccontare. Poi io, anzi, approfitto per ringraziare pubblicamente tutto il social che ha accolto con tanta stima, con tanto affetto questa nuova performance. Chi ha fatto i commenti mi hanno commosso, e mi hanno commosso anche quelli che hanno messo solamente mi piace, perché sono un'enormità e io devo dire che mi hanno dato tanto e li ringrazio con il cuore, mi hanno commosso tutti. Ma quando è nata questa idea di ritornare sulla Lizza? Quando ti è stato chiesto qualche mese fa? Sì, quando si è paventata l'idea di fare la terza giostra straordinaria, mi è stato chiesto se straordinariamente si faceva una cosa straordinaria, e per cui dopo aver riflettuto un po' dico, ma forse non posso esimermi, e quindi ho aderito sperando che vada tutto bene. È molto impegnativa per troppe cose, comunque io ce la metterò tutta e il pubblico avrà pazienza.